Bentornati. Allora, piccolissimo quiz di cultura musicale. Che cosa hanno in comune questa musica con questa musica? Eh sì, hanno in comune il compositore che le ha scritte. E infatti le ha scritte entrambe Nino Rota. E oggi parliamo di uno dei più grandi compositori italiani del Novecento, appunto Nino Rota. Nino Rota è un compositore conosciuto in tutto il mondo, principalmente, ma non solo, grazie alla fortuna delle sue colonne sonore. Il Padrino che abbiamo ascoltato, insomma, è solo una di quelle più famose. Insomma, ha avuto ovviamente una fama e un riconoscimento internazionali. È stato proprio un compositore molto molto richiesto per i film, in particolare, lo sapete, ha scritto praticamente tutte le colonne sonore dei film di Fellini, finché poi non è passato a miglior vita, evidentemente, ma ha scritto anche molta altra musica, e adesso vedremo anche che altre musiche ha scritto. Solo per dare una parziale visione del compositore di cui stiamo parlando, Nino Rota ha vinto, oltre a un premio Oscar, un Golden Globe, un BAFTA, un Grammy Award, un David Donatello e 5 Nastri d'Argento. Così, tanto per gradire. Ovviamente questa cosa gli ha portato non solo una grande riconoscibilità, non solo anche una fama internazionale, ma anche ovviamente dei risultati economici importanti. E questa cosa, questo passaggio è particolarmente interessante, e vedremo dopo quando parleremo della sua musica da camera e della sua attività didattica. Per il momento accontentatevi di un aneddoto che mi aveva raccontato il maestro Bettinelli, il mio insegnante di composizione. Avevano due anni di differenze, quindi insomma frequentavano più o meno gli stessi corsi in Conservatorio Milano. Il maestro Bettinelli mi raccontò che Rota non voleva scrivere le musiche di 8 e mezzo di Fellini, e che quindi per costringe la produzione a dirgli no, sparò una cifra di ingaggio mostruosamente alta. Il problema è che la produzione, quella cifra gliela approvò e gliela diede, naturalmente. Questo per farvi capire di che compositore stiamo parlando e di quanta considerazione avesse, in particolare in ambito cinematografico, ma non solo in ambito cinematografico, Nino Rota. Perché dico non solo in ambito cinematografico? Perché ha avuto una produzione estremamente varia, ha scritto tantissima musica, tralasciando le oltre 150 colonne sonore, ma proprio musica sinfonica, musica da camera, musica sacra, concerti per strumento solista, canzoni, e a volte anche sconfinato anche appunto in generi più leggeri come la canzone che avete ascoltato all'inizio. Nel complesso però la sua produzione è una produzione abbastanza coerente, abbastanza uniformata, e comunque quasi tutta nel solco di una forte e indiscutibile tonalità. E questa cosa, se vogliamo, è un po' strana, è un po' insolita, soprattutto per un compositore di grande successo di colonne sonore. Perché cosa succede? Quando un compositore arriva a un grande successo, quindi economico, commerciale, di riconoscibilità, di fama, nel mondo delle colonne sonore, e vuole comunque scrivere altre musiche, generalmente cerca altre strade che non ricalcano quasi mai la strada sua percorsa nel mondo delle colonne sonore, perché appunto quando i compositori di musica applicata si dedicano alla musica assoluta, spesso si discostano appunto molto dal loro stile usuale. Un esempio su tutti di questa cosa, Morricone, no? che è famoso sicuramente per i western e le grandi colonne sonore famosissime che ha scritto, ma che ha composto anche tantissima musica assoluta con un impianto musicale completamente diverso e sicuramente molto più sperimentale e sicuramente anche meno gradito al grande pubblico. Ma questo, insomma, è una banalissima legge di mercato. Quindi Rota, come detto, ha scritto anche tanta musica da camera, e non tanto e non solo all'inizio di carriera, che ci può stare. È normale che un compositore all'inizio di carriera scriva musica da camera, innanzitutto è un ottimo esercizio
proprio dal punto di vista della scrittura, i tri, i quartetti in particolare sono la forma forse più utile dal punto di vista dello studio per un compositore, ma anche perché un compositore all'inizio, scrivendo per piccoli organici, ha più possibilità magari che quelle musiche gli vengano eseguite, magari ha un amico clarinettista, magari lui è pianista, o magari conosce un quartetto d'archi che gli esegue un suo pezzo. Insomma, è più facile sicuramente un'esecuzione di un trio d'archi che una sinfonia per grande orchestra, questo credo che sia abbastanza intuitivo. Ma come dicevo, lui ha continuato a scrivere musica da camera non solo all'inizio della sua carriera, ma in tutto il corso della sua carriera e anche gli ultimi anni, quando il ritorno economico di un pezzo del genere era irrisorio o comunque era ridicolo in confronto a quello che guadagnava banalmente con una singola colonna sonora, insomma, ecco, perché comunque insomma una commissione di un qualcosa di sinfonico può avere alle spalle magari una grande istituzione musicale, una grande orchestra sinfonica, e quindi può anche darsi che una commissione di una sinfonia, ad esempio, possa portare un buon, non pensiamo a cifre mega galattiche, ma un buon risultato economico. Viceversa, una commissione di un qualcosa di cameristico, insomma, è ben difficile che possa portare a grandi traguardi musicali. Rota fu un bambino prodigio, nel senso che iniziò a studiare in un ambiente, in una famiglia molto, come dire, portata per la musica. Già a 4 anni suonava, 8 anni iniziò a comporre, e degli 11 anni è la sua prima composizione, come dire, di un certo rilievo, di un certo peso, che poi ebbe anche una certa diffusione. Questo talento fu molto ben gestito dai genitori, dalla madre in particolare, che non ne fecero un fenomeno da baraccone, ma al contrario curarono molto la formazione del giovane compositore. Lo mandarono a poco più di 20 anni a studiare negli Stati Uniti su invito di Toscanini, insomma, stiamo parlando degli anni 30, ecco, non come oggi si prende l'aereo e si va, non voglio dire che tutti lo possono fare, ma sicuramente con una maggior facilità. Ecco, ai tempi dire vado a studiare negli Stati Uniti non è esattamente come se lo dicessimo oggi. Quindi va a studiare negli Stati Uniti, si perfeziona in composizione, in direzione d'orchestra, dopo aver preso tutti i diplomi nel conservatorio a Milano, e ha studiato anche a Roma, ma non basta, conclude la sua formazione anche con una laurea in lettere, ovviamente neanche a dirsi, con una tesi di argomento musicale. L'altra cosa che mi ha sempre fatto pensare di Rota è che lui fu un didatta per tutta la vita, cioè insegnerà in diversi conservatori, in quello di Bari sarà anche direttore, e questa cosa la farà tutta la vita. Allora, perché vi dico che è strano? Perché raramente un compositore così impegnato e così di successo trova il tempo e o la voglia di insegnare, a meno che proprio uno non abbia dentro il fuoco sacro dell'insegnamento. Perché questa cosa? Perché per la maggior parte di compositori l'insegnamento, come dire, è quello che ti garantisce il 27 del mese, è quello che ti garantisce di mantenere te, la tua famiglia e le tue abitudini, e al contempo, quando non insegni, hai il tempo per studiare, per comporre, per fare le tue ricerche, insomma. Ecco, però, ripeto, è insolito che un compositore di questo successo internazionale continui a insegnare, che da un certo punto di vista può sembrare quasi una perdita di tempo, invece ecco, per lui non lo è assolutamente. Il rapporto col cinema è stato strano, perché ha iniziato a scrivere la prima colonna sonora a 22 anni per un film che è praticamente sconosciuto e poi completamente uscito dal radar. L'esperienza non fu granché positiva, tanto è vero che lui per quasi 10 anni, per quasi un decennio, non scriverà più colonne sonore. Quando però ricomincerà a farlo, praticamente non smetterà più fino all'anno della morte. Ecco, tenete presente che dal 42 al 79 scriverà circa 150 colonne sonore, quindi una media di 4 all'anno, quindi continuamente, a ciclo continuo praticamente. Ovviamente per l'uomo della strada resta un po' inestricabilmente legato a Fellini, alle musiche, pensiamo alle musiche di Amarcord, 8 e mezzo, La dolce vita, insomma, ma tutte le colonne sonore dei film di Fellini, finché appunto Rota non morirà, e ovviamente Fellini lavorerà con altri compositori, tra cui Piovani. Però anche se, ripeto, l'uomo della strada probabilmente abbina in automatico Rota con Fellini,
vi assicuro che Rota è un compositore da conoscere e da approfondire, perché è un compositore che aveva tanto da dire, che forse nel fatto di avere una grande facilità di improvvisazione aveva anche una grande facilità di scrittura e quindi scriveva molto, ma attenzione che in molti casi scrivere tanto non vuol dire necessariamente scrivere musiche di valore, mentre quelle di Rota vi incoraggio ad ascoltarne qualcuna e qualcuna ve la consiglierò nel proseguo del video, sono invece veramente ottime composizioni che vale assolutamente la pena conoscere e approfondire. Probabilmente la musica più famosa però che ha scritto resterà legata al Padrino, per il quale non vincerà l'Oscar, perché la musica del Padrino, riascoltiamola, era presa para para, direbbero alcuni miei amici di Roma, da una musica di una colonna sonora che aveva scritto parecchi anni prima e che ora ascoltiamo. Come avete sentito, l'arrangiamento è diverso, ma la musica è assolutamente identica, e quindi nelle regole dell'Oscar c'era il fatto che, non essendo come dire del tutto originale, la musica non potesse competere per l'Oscar. Lo vincerà poi invece per Il Padrino parte seconda, anche se nella mia personalissima opinione mi è sempre sembrato più un Oscar, come dire, dovuto per non averglielo dato prima, che non per i meriti assoluti della colonna sonora del Padrino 2, che comunque vive molto di, come dire, del traino della prima. Insieme a Fabrizio Campanelli sul nostro canale Scoring for Films abbiamo fatto appositamente, tra l'altro, una puntata sugli Oscar sbagliati, su tutti quei casi in cui una musica avrebbe dovuto vincere l'Oscar e invece non l'ha vinto. Io ho sempre detto, con un po' di orgoglio, di aver fatto, sin anche dai tempi in cui studiavo in conservatorio, molte esperienze musicali extra conservatorio, e quindi aver lavorato nel pop, nel rock, nella musica applicata e in diversi altri generi. Questa cosa non l'ho mai sentita come una diminuzio, anche se ai miei tempi, l'ho detto in tante live, questa cosa non era vista benissimo nell'ambiente, perché un pochettino si riteneva questo qua fa, come dire, fa questo perché fondamentalmente non è in grado di fare altro. Magari nel mio caso poteva anche essere vero, ma insomma, ma per tanti compositori questa cosa non era assolutamente vera. Tenete presente che c'è tutta poi una generazione precedente, la mia, quella di Detto Mariano, quella di Natale Massara, insomma di Pino Donaggio, che venivano tutti da una formazione classica di conservatorio, e poi invece hanno avuto la loro fortuna in ambiti appunto tipo le colonne sonore o le canzoni o così via. E quindi sicuramente ai loro tempi questa cosa era vista un po' col naso un po' storto da parte degli ambienti accademici. Immaginate questa cosa riportate ancora alla generazione precedente. Cioè, i critici e buona parte anche del mondo accademico riconoscevano tutti in Rota un talento straordinario. Questo nessuno si è mai sognato di negarlo, anche perché forse era decisamente innegabile, però soprattutto i critici spesso non gli hanno perdonato il fatto di aver scritto le musiche cosiddette non serie, cioè le colonne sonore, le canzoni, gli spettacoli, perché nel mondo un po' ovattato e anche molto snob di quei tempi, oggi la situazione per fortuna è decisamente migliorata, insomma, non si vedeva di buon occhio che un compositore di formazione classica sconfinasse in altri generi. Io invece credo che questa cosa sia la cosa più importante per un compositore, cioè è importante secondo me che un compositore faccia vedere di essere in grado di saper scrivere tanti generi di musica diversa. Ma questo poi non vuol dire che scriva tutti i generi con la stessa maestria e che in tutti i generi produca dei capolavori, ci mancherebbe. Però secondo me la versatilità per un compositore, almeno per quanto può essere interessante il mio parere, la versatilità è una qualità molto importante che vado cercando in un compositore, e quindi per me sono tutti, come dire, valori aggiunti. Anche perché considerate una cosa, che il saper scrivere una sinfonia strepitosa non vuol dire in automatico saper scrivere una canzone di successo.
Sono proprio dinamiche diverse, sono proprio, come dire, passaggi diversi, metodi compositivi diversi. E quindi, ripeto, il fatto che uno sappia scrivere una sinfonia o una fuga a 8 voci non vuol dire in automatico che sappia scrivere una colonna sonora o una canzone o un jingle o le musiche per uno sceneggiato. E a questo proposito, se non avete visto i 2 video che ho fatto sul pessimo rapporto che c'è sempre stato tra i compositori colti e il cinema, vi lascio qui i link delle 2 puntate della colonna d'Ercole che avevo registrato tempo fa. Tante musiche diverse, dicevo, e anche tanta musica per strumento solista. In particolare, devo dire, io non conoscevo, e ringrazio Massimiliano per avermelo segnalato, il secondo concerto per violoncello. Lo trovate su YouTube, andatevelo a ascoltare. Io poi più di tanto non posso farvi sentire, perché ovviamente tutta la musica di Rota è sotto diritti, per cui più di qualche secondo non posso farvi sentire. Ma andatevelo ad ascoltare su YouTube, lo troverete, tra l'altro eseguita dal sempre ottimo Brunello. E poi fatemi sapere se non è un gran bel concerto. Così come vi consiglio di approfondire la musica da camera, il quintetto, la sonata per viola, la sonata per violino, la sonata per flauto e arpa è veramente, veramente deliziosa. Buona parte la trovate su YouTube, qualcosa lo trovate su Spotify. Ultimo, ma non ultimo, Rota fu un grande compositore, un importante compositore di opera lirica. Pochi giorni fa sono stato in scala a vedere la sua opera Il Cappello di Paglia di Firenze, e alla fine del video vi lascerò il link con la recensione che ho fatto. Scrisse una quindicina di opere liriche, 2 resteranno fondamentalmente ancora abbastanza eseguite nel repertorio, cioè appunto Il Cappello di Paglia di Firenze e Napoli Milionaria. Anche nel Cappello di Paglia di Firenze, ripeto, poi vi consiglio di guardare la recensione. Anche lì, però, il linguaggio resta questo. Questo è un linguaggio sempre molto tonale, molto intelligente, di grande raffinatezza, di grande intelligenza, di grande perizia tecnica, cioè si sente da come è scritto, da come è orchestrato, insomma, che era uno che la musica dava del tu. Questo è assolutamente fuori discussione. Molto uso di cromatismi. Ecco, mi piacerebbe tanto trovare un'incisione del Principe Porcaro, che è un'opera che ha scritto a 14 anni e che gli è stata rappresentata quando ne aveva 15, che non ho trovato una registrazione. Se qualcuno dovesse trovarla o dovesse saperlo e poterla ascoltare, vi prego di segnalarmelo, perché sono veramente curioso, curioso, curioso di ascoltare un'opera che Rota ha scritto a 14 anni. Quando la maggior parte dei compositori, incluso naturalmente il sottoscritto, a 14 anni, pensa a tirare calci a un pallone. E io faccio male anche quello. Per cui se la trovate, fatemi un fischio. Bene, ringrazio Massimiliano per la realizzazione di questo video. Se vi è interessato il contenuto, lasciate un like. Scrivete nei commenti la vostra opinione, se c'è qualche musica di Rota che vi è particolarmente piaciuta. E sarei particolarmente curioso se fosse qualche musica al di fuori delle colonne sonore, insomma. Se mi faceste magari fare la conoscenza con una musica sua che io no, non conosco, sarà un piacere per me approfondirla. Ci vediamo al prossimo video, quindi non mancate.